Se non si fa non va bene, se si fa scoppiano le polemiche. Arezzo si conferma ancora una volta una città difficile da accontentare. Parliamo della Chiarella sorta dopo l'arrivo delle giostre in Piazza Giotto, una piazza più volte definita dimenticata. Contro questo piccolo Lunapark sistemato di fronte alla chiesa sono insorti residenti e commercianti e adesso sono le due associazioni dei commercianti a prendere posizione. La nostra sensazione è che la polemica sollevata sia esclusivamente strumentale, afferma Mario Checcaglini, direttore di Confesercenti. Come associazione non abbiamo la gestione diretta e quindi non abbiamo interesse a difenderla. Gli operatori di Piazza Giotto e delle strade circostanti iscritti a Confesercenti in queste ultime ore ci hanno contattato per dichiararsi favorevoli. Tra l'altro, le installazioni sono temporanee e non rimarranno in modo permanente, quindi la piazza dovrebbe trarne soltanto un vantaggio. In... Tra l'altro, le installazioni sono temporanee e non rimarranno in modo permanente, quindi la piazza dovrebbe trarne soltanto un vantaggio in termini di presenze. Un po' più cauta Confcommercio, che intanto ha indetto una riunione per parlare proprio di questo ed altre iniziative possibili in piazza Giotto, in calendario per mercoledì 19 febbraio alle 14.15, presso la sede dell'ASCOM. La zona Giotto è un'area importante della città che non può essere abbandonata, dice il vice direttore della Confcommercio Katiuscia Fei. Non si possono però organizzare eventi a seconda del primo che li propone, così come non si deve sottovalutare neanche la legittima insoddisfazione e protesta di quegli operatori che hanno contestato la validità e la qualità delle iniziative in atto in questi giorni in piazza Giotto.